Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video della Biblioteca della Fotografia. Oggi vi parlo dell'Atlante illustrato della TV dall'80 al 94. Ciao a tutti, oggi non vi parlo esattamente di un libro di fotografia, ma di un libro di fotografie. L'Atlante illustrato della TV 1980-1994 di Massimo Coppola e Alberto Piccinini, edito per i tipi della ISBN Edizioni, costa 9,90€, in realtà l'ho pagato 9,90€, costa probabilmente il doppio ma non deve aver venduto tantissimo. Questo libro nasce sostanzialmente come un compendio di immagini della televisione degli anni 80 e dei primi anni 90, indirizzato a un pubblico di vecchi nostalgici come me, che hanno voglia di rivedere Paolo Bonolis insieme a Juan, Badaloni, la Cuccarini, Sandra e Raimondo e tutto quel popolo di personaggi che la TV commerciale ha lanciato. In realtà, fotograficamente, è un libro molto interessante. Propone innanzitutto tre tipologie di fotografia: il reportage di spettacolo o di eventi legati allo spettacolo degli anni 80, le fotografie che presentavano i personaggi televisivi o lo staff di un programma televisivo e le fotografie di carattere più didascalico che servivano a lanciare in maniera commerciale un programma televisivo. Voglio analizzare con voi la parte di ritratto e la parte di promozione del programma. Quando ci troviamo davanti una rivista o un libro come questo che ci propone foto dei decenni passati, un buon approccio non è solo guardare e dire ma come erano vestiti, ma come erano pettinati, ma è cercare di capire il processo che ha portato a far nascere quella foto. Sia nel ritratto che nella realizzazione delle fotografie promozionali dei programmi, possiamo notare per tutta l'opera una certa dozzinalità nella realizzazione. Eppure negli anni Ottanta la tecnica fotografica era già stata ampiamente studiata e si potevano realizzare delle foto qualitativamente buone con mezzi decisamente ridotti. Come mai ci troviamo quindi davanti a un prodotto relativamente scarso per un programma che in realtà aveva anche del buon budget? La mia personalissima idea è che oggi siamo abituati a un'immagine di alto livello. Viviamo nell'epoca della microcelebrità. Questo significa che se uno youtuber che ha 2 milioni di followers in una convention dedicata è una superstar, ma per strada non lo riconosce nessuno. All'epoca invece Mike Buongiorno, Pippo Baudo, Marco Predolin erano universalmente riconosciuti per strada e non avevano bisogno di una fotografia promozionale per farsi conoscere. Erano già famosi di loro. La fotografia aveva quindi una vita molto più breve, serviva sostanzialmente a promuovere un programma nei giorni precedenti. Questo carattere era ampiamente didascalico e realizzato veramente male. La fotografia didascalica è un genere di fotografia che io detesto. Quando in un concorso fotografico a tema tristezza io vedo la donnina che piange o il fiore secco buttato per terra, a me sanguinano gli occhi. Per carità, anche fare un concorso fotografico a tema tristezza non è esattamente la cosa più originale del mondo. Ma quando una rivista come TV Sorrisi Canzoni titolava Mike Buongiorno ha fatto centro e nella foto c'era Mike Buongiorno con arco e freccia e un bersaglio davanti, era la quintessenza della fotografia didascalica. È però interessante capire come ci si arrivava a questo tipo di foto. Per esempio, esistono delle foto solo della testa di Mike Buongiorno in differenti posizioni che poteva venire montata su altri corpi a seconda della fotografia didascalica che serviva. Per Mike Buongiorno sono stati fotografati degli atleti in differenti posizioni a cui sostituire la testa del presentatore all'occorrenza. Era un Photoshop ante Photoshop. In queste foto didascaliche è tutto sbagliato. Non c'è un'armonia di colori, non c'è uno studio delle forme, non c'è un equilibrio. Sono proprio foto brutte, che però denunciano come fosse immediata la fotografia di quegli anni. Dal punto di vista del ritratto, invece, oltre all'evidente uso di filtri quali filtri flu, filtri champagne che ammorbidivano i toni della pelle, ci sono alcune piccole cose su cui vale la pena soffermarsi. Innanzitutto il ruolo della donna. Negli anni 80 la donna è o coniglietta sexy che generalmente accompagna il presentatore di successo o una virago androgina che abbandona la sua femminilità per vestire panni maschili e guadagnare in autorevolezza. Non è cambiato moltissimo, vero? Altre due cose che negli anni 80 funzionavano tantissimo erano le 3S, il sesso, tutte le immagini erano fortemente sessuate, sigarette, si fumava tantissimo, era un segno di potere e di autorevolezza, e i soldi, fotografarsi
mentre si tenevano in mano mazzette o banconote, eccetera, era un esplicito senso di benessere economico. Cioè, nonostante questo libro per me è stato veramente il pretesto per rivivere un'epoca piena di Sofia Marceau, Sbirulino, i 3-3, tutti i personaggi della mia infanzia. Ma è stata anche un'ottima occasione per ragionare sugli stilemi fotografici che c'erano in quegli anni. Spero che anche questa video recensione vi sia piaciuta. Nell'info box trovate il link dove poter acquistare veramente scontatissimo questo libro, che è anche un bel regalo per una persona un po' nerd e nostalgica. Vi aspetto al prossimo video e ciao a tutti!